tutti che è passato all'azione diretta nell'autogestione e nell'occupazione delle sedi scolastiche. Adesso ci avviciniamo ad alcuni responsabili per vedere di fare un po' di luce nella vicenda. Vieni qui, tu sei uno dei rappresentanti di questa organizzazione. Rappresento un pochino i ragazzi. Ecco, vuoi un pochettino spiegare come mai avete pensato di occupare la scuola? Allora, innanzitutto bisogna dire che questo è una protesta che bisogna fare contro i decreti che in questi giorni sono all'ordine del giorno, i decreti della Iervolino, perché secondo noi non ci sembra giusto che se i partiti vanno a rubare noi dobbiamo pagare tutto. Innanzitutto vediamo che i decreti della Iervolino sono due, i più importanti, quello che in pratica servono soldi allo Stato e noi non glieli possiamo dare, perché è quella della finanziare che andrebbe pronto proprio contro i nostri interessi, e il secondo è delle privatizzazioni. Allora io devo dire che se... Ecco, che cosa contestate a proposito per esempio della privatizzazione? Che cosa contestate voi? La privatizzazione, sì, la privatizzazione vede innanzitutto un preside manager, a noi questo non va. Poi della privatizzazione bisogna dire che nell'ambito di questa si verrebbero a creare delle cause che noi non possono essere approvate da noi, come studenti ci tolgono il diritto allo studio, cioè al buono studio. Cioè voi in pratica contestate il fatto che con la privatizzazione ci sarebbero tanti tipi di scuola diverse, sì, sul piano della qualità? Sì, sul piano della qualità gli andrebbe appunto a scapito nostro nel senso che siamo del meridione, perché mentre vediamo che al settentrione ci sono i grandi imprenditori, ci sono le grandi imprese che vanno a finanziare le scuole, andrebbero a nascere sempre dei grandi geni, e noi quando ci spostiamo dalla nostra situazione, invece almeno come stiamo vediamo che qualcosa si potrebbe muovere, noi non possiamo andare più a fondo di quanto stiamo. Un altro aspetto che voi denunciate è quello della contrazione delle classi. Sì, la contrazione delle classi che riguarda sempre noi come studenti, ma secondo me riguarda un po' più quelle scuole che fanno molto laboratorio. Secondo noi, cioè, se tu metti in un laboratorio 30 ragazzi, 40 ragazzi, cosa possono fare questi nel laboratorio? Niente, cioè già sono molti 15, sono molti 16, 17, 20, ma 30 cosa possono fare? Ecco, il decreto taglia classi chiama anche in causa i professori. In che rapporto state con i professori e se avete assistito a una certa solidarietà da parte di loro nei vostri confronti? Allora, la solidarietà ci è venuta sia dai professori che dal preside. Abbiamo visto, cioè, oggi abbiamo fatto un'assemblea straordinaria nell'ambito della quale il preside ha fatto un intervento a favore nostro e ci ha sostenuti, dicendo soprattutto che questo non deve essere una perdita di tempo, e questo noi l'abbiamo colto benissimo. E infatti già da domani noi cominceremo a fare delle autogestioni, e ciò significa che i professori ci aiuteranno a continuare il programma per non rimanere indietro, perché non è assolutamente una perdita di tempo quella che stiamo facendo. Ecco, l'autogestione ha determinato anche una certa organizzazione un po' difficile. Questi ragazzi finalmente, nonostante la loro giovane età, si sono organizzati e hanno stilato un programma che riguarda molti aspetti, aspetto sulla sicurezza dell'edificio, aspetto che riguarda anche l'andamento degli studi, perché durante l'occupazione occorre che si faccia anche perlomeno sotto forma diversa, si continui quell'attività didattica. Vediamo intanto facciamo un giro, perché ci troviamo di fronte a un foltissimo gruppo di studenti, alcuni dei quali vogliono sottrarsi anche alla telecamera. Chi vuole parlare dell'organizzazione? Chi vuole parlare dell'organizzazione delle classi? Ecco qui. Stiamo organizzando il programma per domani. Sì, al di là dell'organizzazione che è in corso, come avete pensato concretamente l'organizzazione, anche se è il primo giorno, in questi giorni di autogestione? A dire la verità non ci siamo ancora organizzati definitivamente, comunque in linea di massima possiamo dire che le lezioni saranno gestite dagli studenti, cercando anche di tentare di trovare un accordo tra il mondo esterno alla scuola e la scuola stessa. Comunque bisogna ricordare che anche i professori hanno offerto il loro aiuto, e quindi ci appelliamo anche al loro senso di responsabilità per darci una mano nella realizzazione di quello che noi vogliamo. Benissimo, quanto durerà l'occupazione? E questo è un po' difficile dirlo, quando più o meno riusciremo a capire che le cose potranno andare come diciamo noi, quindi non lo so, in linea di massimo non le posso dare una risposta precisa. Voi avete fatto un'assemblea, vi siete sentiti molto spesso. In alternativa, che cosa chiedete, considerando il momento delicato economico del governo, che cosa chiedete in alternativa perché si possa comunque gestire sul piano qualitativo il fenomeno, l'aspetto scuola?
Per gestire la scuola è un problema abbastanza difficile, perché dalla scuola potranno uscire tutti gli elementi che guideranno la società futura, quindi crediamo una scuola che sia molto più legata alla realtà stessa e non solamente all'ambito solamente della scuola, non debba dare solamente una formazione prettamente anche culturale, ma anche e soprattutto di formare il cittadino come appunto abitante di una società. E quindi chiediamo sempre che i programmi vengano più aderiti, per esempio, per fare un esempio concreto, e mai penso, almeno per quanto mi riguarda, parlo personalmente, che in una scuola, in una classe si sia letto il giornale per vedere anche i problemi della società, ma si tiene sempre conto di quei programmi da seguire, che i programmi che poi non hanno niente a che fare con la realtà esterna della scuola stessa. Bene, fin qui la nostra intervista, una considerazione a margine, mi sembra che da tutta questa vicenda ne esce un ruolo di protagonismo da parte dei giovani. Finalmente i giovani, come anche in un recente passato, hanno preso in mano la situazione, vogliono esprimere le loro convinzioni, vogliono far capire all'opinione pubblica che essi sono protagonisti della loro cultura. È tutto, buonasera. Grazie, grazie a tutti. Arrivederci. Siamo nella sede dell'Istituto Tecnico Commerciale di Nardò, dove come negli altri istituti è in corso l'atto di occupazione degli alunni di questi edifici. Già nel corso degli altri TG delle edizioni passate abbiamo affrontato il problema di questa occupazione. Quali sono appunto i motivi di questa occupazione? Vabbè, i motivi diciamo li conosciamo un po' tutti, bene o male, però adesso li ripetiamo. Praticamente in seguito alla finanziaria che è stata emanata dal governo e deve essere approvata dal Parlamento, il terzo articolo parla di una privatizzazione in un certo qual modo, non una seria privatizzazione della scuola, la quale praticamente prevede l'intromissione, io la direi così, intromissione nell'ambito della gestione della scuola di imprese private. Ora, se questa iniziativa si fosse uniforme per tutta l'Italia sarebbe un'ottima cosa, perché darebbe la possibilità alla scuola di avere diciamo, il supporto dell'esperienza di imprese private, che è fondamentale per la preparazione di tutti noi, specialmente per gli istituti professionali, qual è l'istituto tecnico. Però si crea il problema che nel nostro meridione le imprese scarseggiano, cioè e soprattutto le imprese che possono essere diciamo, disposte a finanziare una cosa del genere sarebbero poche, e quel poco che darebbero non basterebbe attuare in tutto e per tutto l'articolo 3 della finanziaria. E inoltre, diciamo, in base a quello che mi è stato detto da gente competente, in termini pratici questo cambiamento non può essere attuato, perché diciamo, crea dall'oggi al domani uno sconvolgimento nell'ambito delle strutture delle scuole e non può essere diciamo, affrontato nella situazione attuale. Come vi siete organizzati quindi? Avete già passato la prima notte qui? Sì, ormai diciamo, è da ieri sera che siamo qui in occupazione. Abbiamo intenzione di continuare sino a quando non verremo dei segnali positivi da parte del governo, che non basta, cioè non saranno soltanto diciamo che la Iervolino ritiri questo decreto, perché mi sa soltanto come una pillola che ci serve per accontentare, e invece vogliamo diciamo, dei segni concreti di cambiamento e di riforma, che è giusto che si abbiano nella scuola alle soglie del 2000. Così diciamo che si creerebbero delle scuole di serie A e delle scuole di serie B tra nord e sud, e quindi si allunga sempre più il divario. Quindi il divario fra il polo settentrionale e il polo meridionale, perché già diciamo, a livello politico con la Lega Nord dico, questo problema è in risalto proprio in questo periodo, specialmente nelle ultime elezioni. E quindi questa cosa servirebbe ancora di più a accentuare questo divario e questo contrasto. Con i professori, cioè vi è stato dato un aiuto a questo punto? Guardi, con i professori ci sono stati molti professori che sono d'accordo con noi, anche perché questo decreto riguarda anche loro, per il fatto che si verranno a creare delle classi molto più numerose, di 30 a 40 persone, impossibili da gestire, e quindi il professore non ha la possibilità materiale di poter interrogare tutti i ragazzi, e quindi molti professori verranno eliminati, perché formandosi delle classi così numerose, molte classi verranno tagliate, appunto il decreto taglia classi.
quindi insieme a loro cerchiamo di andare avanti con questa lotta ed è veramente dura. Comunque io avrei un'altra cosa da dire al riguardo. È vero che i professori in un certo qual modo ci stanno appoggiando, però non basta questo secondo me, perché siccome è una protesta che riguarda loro anche in prima persona, perché i tagli previsti da questo articolo 3 della finanziaria colpiscono soprattutto il corpo docente, secondo me dovrebbero impegnarsi in prima persona anche attraverso scioperi, è l'unico mezzo che hanno, diciamo, di manifestare le loro obiezioni al governo, di dare in concreto, diciamo, la manifestazione della loro presenza sempre nei limiti del consentito dalla legge. Che cosa proponete per risolvere questo problema? Le proposte sono tante, noi iniziamo innanzitutto col dire che non vogliamo una privatizzazione delle scuole, ma appunto abbiamo già detto prima si verrebbero a creare delle scuole di serie A, di serie B, di serie C. Non vogliamo che le classi siano così numerose, forse farebbe piacere a noi alunni perché essendo in 30 siamo più ragazzi, però è impossibile da gestire. E noi andremo avanti con questa manifestazione di occupazione della scuola, con la speranza che i ministri veramente si rendano conto che è impossibile avere una legge 3 della finanziaria, quindi speriamo che venga abolita. C'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa in merito? Bene, dire quello che vogliamo, quello che cerchiamo noi, anzitutto delle strutture migliori, perché le nostre strutture sono proprio precarie, soprattutto per quanto riguarda i geometri. Poi il personale ausiliario è proprio precario, cioè abbiamo pochi addetti per quanto riguarda il personale, e poi visto che non ci sono gli stipendi per pagare il personale per venire la sera, non possiamo usufruire la scuola la sera. E poi niente, il personale docente molto spesso sa ancora meno di noi alunni, quindi tu che sei stato in questo istituto puoi darci una conferma. E vogliamo docenti più giovani e quindi più aggiornati e più preparati senz'altro, e poi un dialogo maggiore con il corpo docente, che si riduce solo a pochi insegnanti. Noi questo dialogo lo possiamo avere solo con pochissime persone e basta. Noi abbiamo una struttura che dovrebbe essere adibita ai geometri e che è da anni che ancora deve essere ultimata, quindi qui c'è la costruzione e ancora deve essere ultimata, quindi i geometri si trovano in situazione assolutamente precaria. Vorrei aggiungere ancora qualcosa? Sì, oltre, diciamo, come ripeto, al fatto del decreto, c'è proprio il problema di modernizzare questa scuola senza questi sconvolgimenti. Noi vorremmo dal governo dei decreti, dei provvedimenti semplici ma attuabili, quindi non decreti che mirano a modificare una struttura quale quella scolastica in modo quasi utopistico, quindi un qualcosa di fattibile che possa dare dei concreti risultati a tutti noi giovani, è quello che ci aspettiamo veramente. Infine, sono il campanello, per non restare indietro con il programma, vi state organizzando? Sì, stiamo creando dei corsi di studio, infatti questa mattina abbiamo diviso per le prime classi e la matematica, che sarà insegnata da noi ragazzi di quinto, sarà portato avanti il programma e ripetuto da noi ragazzi di quinto, quindi secondo il sistema di autogestione. I secondi faranno calcolo, terzi topografia per i geometri, ragioneria e tecnica invece per terza e quarta classe dell'istituto tecnico. Quindi andremo avanti così. Va bene, grazie. Cosa ne pensa in qualità di docente dei decreti di Ervolino? Ma noi nella scuola da tanti anni aspettiamo una riforma che si dice sempre che stia per arrivare, in realtà non arriva mai questa riforma. E aspettiamo anche che le strutture, laboratori, aule siano in qualche modo, diciamo così, più funzionali e più vicine alle esigenze degli studenti, e invece anziché questi provvedimenti arrivano invece per decreto, così abbastanza improvvisati,
e tagliano le classi, si accorpano classi, si aumentano il numero degli alunni, però in un modo così indiscriminato, senza però poi considerare se esistono le strutture per poter poi ospitare tutte queste classi così numerose, se esistono i laboratori con attrezzature tali da far fronte poi a queste classi così numerose. E allora noi ci troviamo ad operare con le vecchie strutture, con i vecchi locali, con i vecchi problemi e con le classi più numerose, quindi si aggiungeranno altri problemi ai problemi che già avevamo e che speravamo in una soluzione, ma invece di soluzioni si sa, qua arrivano solo i decreti che aumentano la confusione, aumentano il lavoro e anche i disagi per gli alunni e anche per tutto il corpo docente e i bidelli in genere. Quindi quello che penso io è che prima di prendere provvedimenti del genere così improvvisati bisognerebbe far fronte e risolvere certe situazioni nella scuola che sono davvero arrivate a un punto tale, insomma, che creano notevolmente disagi sia agli alunni che ai docenti. Bene, grazie. Chiediamo a una ragazza dell'Istituto d'Arte di Nardò. Ti si dà la possibilità di occupare il posto della Iervolino. Cosa faresti per migliorare la scuola in questo momento di crisi politico-economico in cui l'Italia versa? Quindi se mi trovassi io al posto della Iervolino, prima di tutto riporterei alla normalità quelli che erano i programmi già stabiliti prima che tutto questo accadesse, cioè prima che la Iervolino emanasse la propria legge. Quindi continuerei con il programma stabilito per quest'anno. Poi con l'aiuto di persone competenti cercherei di trovare nuove attività scolastiche e poi cercherei di eliminare il divario tra il nord e il sud dell'Italia. Perché con la legge emanata della Iervolino, cioè quella dell'autonomia delle scuole, si creerebbe un divario tra nord e sud, quindi noi del sud saremo i primi ad essere tagliati fuori dal resto della società. Va bene. Al rappresentante dell'Istituto d'Arte Nardò chiediamo, avete formalizzato una proposta concreta in risposta a quanto la Iervolino potesse attuare? Cosa chiedete in pratica? Allora, innanzitutto io come rappresentante di un istituto d'arte richiedo una cosa, cioè bisogna dire che nella riforma secondaria delle scuole superiori la nostra scuola è stata esclusa, quindi vogliamo prima di tutto che noi veniamo a far parte di questa riforma, perché noi non siamo delle persone inferiori alle altre, quindi ci riteniamo studenti come il resto degli italiani, penso. Per quanto riguarda quello che chiediamo da Iervolino è giustizia, cioè secondo me, secondo tutto l'istituto, anzi è impossibile avere una scuola privatizzata, una scuola gestita da un'unica persona, una scuola che quindi non appartenga allo Stato, avremo problemi noi, avranno problemi anche i professori, perché logicamente si taglierà qualcosa, diminuiranno i posti di lavoro e si sopporteranno parecchie spese. Per il momento noi stiamo cercando di organizzarci nella miglior maniera e ci uniremo naturalmente con gli istituti d'arte della provincia di Lecce e manifesteremo o a Lecce o a Roma l'11 dicembre se ci sarà la necessità. Ho concluso. Siamo presso la sede dell'Istituto Tecnico Industriale di Calatone. Sembra che la scuola sia occupata, chiediamo un attimo alla rappresentante dell'istituto per quale motivo questa occupazione. Quindi innanzitutto mi presento, sono il rappresentante istituto dell'Istituto Tecnico Industriale di Calatone. Allora, abbiamo occupato l'istituto per le seguenti motivazioni. Innanzitutto abbiamo visto che in tutta Italia è in corso questa forma di protesta e quindi innanzitutto ci siamo uniti a tutti gli altri istituti. Allora, i nostri motivi di base sono innanzitutto la legge della Iervolino, del decreto taglia classi, e noi infatti ci troviamo all'interno dell'istituto con classi molto numerose, 32 alunni per classe, e questo è un problema molto grave in quanto i professori hanno delle difficoltà a mandare avanti regolarmente le lezioni. Quindi, scusate, sono molto emozionato. Non c'è problema. Ascolta un attimo, non è per caso che questo è un motivo come un altro per non fare scuola, lezione per... No, assolutamente. Come è evidente, anche i miei colleghi, diciamo, sono assolutamente contrari alla perdita di lezione. Questa è una protesta e noi la mandiamo avanti con tutta la nostra coscienza, con tutta la nostra volontà di voler cambiare, diciamo,
questa legge di Iervolino. No, le ho fatto questa domanda per un semplice motivo, perché mi sembra un po' in ritardo questa agitazione, no? O no? Giustamente siamo molto in ritardo nei confronti degli altri istituti. Noi purtroppo siamo penalizzati anche dalla posizione geografica, è molto evidente questo fatto. Però utilizziamo il solo istituto in questo paese insieme all'altro IPC che c'è qua, e anzi questa mattina sono stati i rappresentanti dell'IPC a venire a chiederci una mano per andare ad occupare anche lo istituto, perché non sapevano come si doveva svolgere. Ho capito. Ma per quanto tempo questa occupazione? Fino a quando? Allora, noi il nostro programma del Comitato Studentesco prevede l'occupazione fino a venerdì, con lo sfocio della manifestazione a Galatina sabato 4-5 dicembre, non ricordo bene adesso, dove parteciperanno tutta la cittadinanza di Galatina insieme al popolo studentesco di Galatina e delle vicinanze, tra cui anche noi. Ho capito, come vi siete organizzati qui? Passate la notte qua? L'organizzazione è stata abbastanza difficile, infatti adesso ci sono stati ancora primi movimenti, non è niente ancora di sicuro, cioè di sicuro è sicura l'occupazione, però dichiarano in quanto nei programmi ancora non sono abbastanza chiari. Comunque sono... Ho capito, un attimo soltanto, c'è qualche amico che vuol dire qualcosa, c'è qualcosa da dire altro? Semplicemente non è un qualcosa, cioè solamente qua a Galatina, in quanto noi siamo in contatto tra poco anche tramite baracchini, tramite telefono con le scuole di Galatina, ad esempio con l'Istituto d'Arte che sta facendo da punto di riferimento per le scuole di Galatina. Perché per la manifestazione che ci sarà a Galatina abbiamo intenzione di partecipare come scuola, specialmente perché sentiamo vivi questi motivi. In quanto vorrei ricordare che noi quando usciamo da questa scuola, nel momento in cui riusciremo a andarcene, saremo dei assistenti laboratorio, e se non ci saranno delle classi in cui poter insegnare, noi saremo a spasso come tanta altra gente che c'è in questo momento. Per questo la nostra protesta c'è. Oltre a essere una tipo di destra per stare vicini a tutti quanti i nostri compagni in Italia, è semplicemente perché come nostro sfondo, come nostro obiettivo è quello di evitare questa legge che toglierebbe i nostri, cioè sarebbe come 5 anni, perché ha fatto 25 anni in questa scuola buttati al vento. Certo, quindi allora fuori la Iervolino in pratica. Esatto. Secondo voi è proprio la Iervolino che ha fatto? No, perché essenzialmente nella situazione in cui si trovava l'unica cosa poteva fare. Perché siccome effettivamente l'economia nazionale sta in deficit, sta in crisi. Comunque per il cui... politico che ci ha portato a questo... Un attimo soltanto, cosa ha detto, scusi? Questo sistema politico che ci ha portato in queste condizioni. È una soluzione, lei l'ha pensata, come potrebbe risolversi questa situazione politica, secondo lei? Dare una svolta decisiva al paese. E in che modo? Cambiando soprattutto le persone che ci hanno governato per 40 anni e che ci hanno rubato veramente i soldi dalle tasche. Gente nuova, idee nuove. Certo. Allora, c'è qualcun altro che vuole esprimere qualche idea, qualcosa? Una cosa. Per quanto riguarda l'occupazione, cioè, come avete detto prima, per noi non è assolutamente, non stiamo facendo questo per perdere dei giorni di scuola, infatti noi stiamo cercando di effettuare dei corsi di recupero, cioè durante il giorno verranno istituiti dei corsi di recupero dove i ragazzi potranno recuperare le loro lacune che si sono venute a creare con i problemi che abbiamo detto prima. Quindi in pratica, stando qua, dico occupate la scuola, ma allo stesso tempo studiate.